Beh, agente Doc è qua presente. Ho visto il video del buon Joe. E non te la devi prendere con me. Il problema è, come ti ho sempre detto, è che ormai non siete più il grande Milan, ma siete una squadra di merda. Perciò i grandi giocatori vi snobbano adesso. La cosa della commissione mi sa tanto di cazzata a me. Quando Zirkzee ha saputo che la Juve l'aveva potuto comprare, si è inventato la scusa e non ci ha più voluto andare. Capito? Tutto io, Gio, perché siete partiti con Lukaku? No. Zirkzee? No. Guirassi? No. Sesco? Broca? No. Cioè, il prossimo anno il Milan giocherà in attacco con Mosey Kean, se tutto va bene. Perché il Milan, secondo me, non vuole investire e vuole aspettare Camarda, che è un buon giovane, però sai, quando si è giovani è lunga. Comunque al Belgio gli stanno ladrando la partita, arbitro di merda, ma va bene. Comunque buongiorno Zirkzee, è normale che scelga la Juve, grande club, fortissima. Milan è merda. Ibra ormai, cioè, ma già che avete preso Fonseca, già ti fa capire che se vai su Fonseca i grandi giocatori non verranno mai, anzi molti se ne andranno, perché per Theo Hernandez si sta aspettando solo la fine dell'Europeo, e alla fine dell'Europeo lo perderete, e secondo me anche Leao. Per me il Milan si troverà col culo all'aria alla fine di questo europeo, eh? Vedremo se non mi sbaglio. Comunque, amico mio, ti voglio bene, se ti rubiamo il giocatore ti porto io a mangiare fuori a Cesenatico, che è l'unica cosa che mi sembra giusto e doveroso. Forza Juve. E se ti va bene, prendi uno tra Kane e Pinamonti in attacco, poi mi dirai se non ho ragione. Ciao amico mio, faccio Juve. Ah, iscrivetevi al canale, dai.